Giunto alla sua ottava edizione, Torino Spiritualità parte quest'anno con il sorriso, in barba a tutto il malumore che circonda l'attuale periodo di crisi. Oltre 100 gli incontri in programma, 130 voci da tutto il mondo, uno solo il filo conduttore, la sapienza del sorriso. Da mercoledì 26 a domenica 30 settembre Torino Spiritualità si propone come uno spazio in cui poter riflettere e discutere della società che ci circonda. Tanti gli ospiti in programma, a cominciare dalla serata inaugurale in cui saliranno sul palco Corrado Augias, Elio e Massimo Gramellini. Un trio spericolato che parlerà di come l'uomo, attraverso l'umorismo, può superare i propri dubbi e la mediocrità. È veramente spericolato, anche noi lo pensiamo. Diciamo che sono tre personalità molto diverse, ma credo che siano anche tre personalità che possano portare una lettura diversa e di quello che è ovviamente in senso storico, in senso filosofico, il sorriso, ma anche in senso personale. Nelle 5 giornate di programmazione vengono proposti al pubblico 3 percorsi: la leggerezza dello spirito, in cui si discuterà del rapporto tra il sacro e il sorriso, mostrando che la sacralità non sempre è identificabile con la serietà; il sorriso consapevole, il ghigno inquieto e un'indagine sulle varie forme che il sorriso può assumere da un punto di vista filosofico; infine la regola del gioco, in cui il coro delle lamentele trasforma la tendenza che tutti abbiamo a lamentarci in un vero e proprio momento di dibattito e confronto. Pronto. Credo che la caratteristica di Torino Spiritualità sia quella di essere una manifestazione culturale di ispirazione laica, quindi di utilizzare quelle che sono le grandi tradizioni confessionali e sapienziali in un senso per capirci e per capire la contemporaneità che viviamo. Ultima edizione per Antonella Parigi, che dopo 6 anni di direzione del Circolo dei Lettori ha il mandato in scadenza e pensa al futuro, anche lei, con un sorriso. Guardiamo al futuro, io sono sempre molto ottimista.